ancora insieme per percorrere questo itinerario in preparazione alla festa liturgica di Padre Pio da Pietrelcina, che appunto celebreremo domani, 23 settembre. E oggi voglio portarvi nel convento di Morcone. Non vi porto io, ma ci porta il racconto di Padre Guglielmo Alimonti, che come sapete è un po' il nostro compagno che ci prende per mano e attraverso la sua esperienza nei confronti, vissuta meglio, con Padre Pio, attraverso questa sua esperienza, Padre Guglielmo ci fa conoscere non solo meglio la missione, la personalità, il carattere di Padre Pio, la sua umanità, come abbiamo visto, ma ci fa conoscere anche il suo cuore, cioè anche come Padre Pio entrava nella sua vita, come lo ha educato, come lo ha formato, sostenuto e incoraggiato. E questo è il compito più bello, quello della direzione spirituale, che Padre Pio abbia mai fatto e che secondo me andrebbe ancora oggi riscoperto e valutato, chissà, per un ulteriore riconoscimento che la Chiesa potrebbe dargli. Ma torniamo a Morcone. Fra Anastasio d'Aroio, chiedo scusa, era un frate abruzzese ma appartenente alla provincia dei frati minori di San Michele Arcangelo. Oggi si chiama frate minori San Michele e Padre Pio. All'epoca era solo la provincia dei frati minori di San Michele Arcangelo. Bene, lui, questo fra Anastasio, era figlio di un pastore abruzzese che si fece frate, come ho detto, qui in questa provincia e per forza di cose dovette fare il noviziato a Morcone ed era amico, quindi compagno di noviziato di fra Anastasio. Un giorno Padre Pio, in una delle tante visite che Padre Guglielmo gli faceva, lo chiamò e gli disse, e ascoltiamo le parole proprio di Padre Guglielmo. Padre Pio gli dice: adesso ti racconto una storia simpatica. Ti parlo di fra Anastasio, che è un abruzzese come te. È stato mio compagno di studi, ci volevamo tanto bene. Una notte, durante l'anno del noviziato, racconta Padre Pio, eravamo in coro. Come sai, dopo il mattutino, a luce spenta, si fa la disciplina. La disciplina, per chi non lo sapesse, erano delle catenelle di ferro con cui i religiosi, i frati, si battevano il petto in segno di penitenza e di partecipazione alla passione di Gesù. Era di venerdì, dice Padre Pio, e perciò avevamo anche digiunato. Durante la disciplina, che durava generalmente 10 minuti di battitura, si cantava insieme ad alta voce il Miserere. Fra Anastasio, precisa Padre Pio a Padre Guglielmo, che era vicino a me, improvvisamente sbotta in una protesta. Si lamenta dicendomi: ma ti pare giusto digiunare senza dormire e adesso pure le botte? Lo sai che ti dico, fra Pio? Domani me ne vado. Io, dice Padre Pio, sottovoce gli dissi: sta attento, se il maestro ti sente, ti manda via davvero. Subito si calmò e stette zitto. Difatti il maestro non lo sentì e la storia finì lì, disse Padre Pio. E Padre Guglielmo dice, lui raccontava questo episodio un po' divertito. E quindi a un certo punto si chinò verso di me e mi disse: su, stai almeno fino a domani. E fu il regalo di quel giorno, dice Padre Guglielmo Alimonti. Grazie a tutti, io vi aspetto domani
Parli più TV, dritto al cuore. Ciao!